La quinta delle 5P è pianeta, che sta per proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. Dunque, bisogna riconoscere anzitutto che l'essere umano è un animale un po' particolare, perché non è una bestia che si adatta al mondo, ma è un animale appunto che adatta il mondo a proprio vantaggio. Cioè, per dire, se il mammut africano per arrivare in Siberia ci ha dovuto mettere 400.000 anni, perché piano piano bisognava attendere che per una serie di modifiche causali, step evolutivo dopo step evolutivo, gli crescesse una pelliccia e quindi potesse andare a colonizzare la Siberia senza problemi. L'uomo non ci ha messo molto, ha ucciso il mammut e ha preso lui la pelliccia del mammut. Cioè, l'essere umano fa così. Potremmo dire che l'Homo sapiens è naturalmente artificiale. Cosa vuol dire? Che esiste da sempre, e esiste da sempre grazie ai propri artifici. La tecnica, il fuoco, gli utensili, le capanne, l'agricoltura, la ruota e via dicendo, è un qualcosa che ha sempre accompagnato l'essere umano su livelli di, come dire, di scoperta progressivi. Ma fin dall'inizio noi abbiamo un animale che modifica la natura. Non riusciamo a trovare l'essere umano allo stato di natura, nello stadio scimmiesco. L'Homo sapiens fa così fin dall'inizio. Dunque, la prima tecnica complessa come specie che mette insieme l'essere umano per sopravvivere, non essendo noi particolarmente dotati di forza, o che ne so, di resistenza, di agilità, o non abbiamo veleni, non abbiamo meccanismi di nascondimento, mimetici, o siamo tanto piccoli da nasconderci né tanto grandi da combattere fisicamente. Insomma, la prima tecnica fondamentale che l'essere umano ha messo in piedi è stata la politica. È stata la politica, di fatto, è la capacità organizzativa, è la comunità, la tecnica politica, appunto, se vogliamo mettere in questi termini, che è stata la garanzia della sopravvivenza della specie Homo sapiens. Non è la caratteristica del singolo individuo, pertanto. Non a caso, giustamente, Aristotele diceva che l'essere umano è lo zoon politikon, cioè l'animale politico. È proprio questa la natura umana. La comunità è ciò che ha concesso la sopravvivenza all'interno di un mondo che era tendenzialmente ostile e che, grazie all'organizzazione, è stato, come dire, umanizzato, ma che adesso, per un eccesso di azioni umane, sta tornando a essere ostile. Ora, il tema dell'ambiente, la modifica dell'ambiente è fuori discussione, non è qui. Il punto è questo: non è che la tutela dell'ambiente vuol dire smettere di modificare l'ambiente, non è così. L'essere umano modifica l'ambiente, sempre, punto, è nella nostra natura, è inevitabile. Non è qui il punto. Inoltre, che ci sia una certa difficoltà a far coincidere l'economia con l'ecologia, anche questo è qualcosa che in un certo senso è sempre stato un po' in conflitto. Economia ed ecologia, nonostante la radice comune di questo oikos, di questa casa, la legge della casa, il ragionamento su di essa, non sono mai andati effettivamente così a braccetto. Qual è il punto? Il punto è che però la questione della sostenibilità, per la maggior parte del tempo, non è stata tanto connessa con il problema dell'ambiente, ma con il problema dell'umano. Cioè, il primo problema della sostenibilità era il sostentamento dell'essere umano. Cioè, la vita umana, per sostenersi, aveva bisogno di aggredire in un certo senso l'ambiente. Cioè, ha bisogno di modificarlo. L'antropizzazione, però, non ha sempre significato devastare la natura. Se noi pensiamo alle prime civiltà fluviali, no? In Egitto, in Mesopotamia, quelle civiltà là, cosa facevano i popoli antichi? Ingabbiavano la forza dirompente della natura, creando degli habitat che erano più stabili e più vivibili. Questi fiumi, no? Ci si faceva il margine intorno, si scavavano
dei piccoli rigagnoli laterali che permettevano appunto no, di irrigare grandi appezzamenti, venivano antropizzate. Questa è una devastazione della natura, non è una devastazione, è un'antropizzazione della natura. Certo che questo, per esempio, ha portato a un cambiamento delle specie che c'erano lì. Alcuni animali saranno andati via, inevitabilmente, altri ne sono venuti. Gli animali pericolosi sono stati cacciati, gli animali non pericolosi si sono diffusi, le pecore, i maiali, i cavalli, le galline, no? Le mucche sono cresciute evidentemente, altri hanno ridotto i loro spazi. Al centro del problema della sostenibilità, quindi, c'era il fatto di rendere sostenibile la vita umana. Questo è stato il primo problema. E questo è stato il problema che ha riguardato l'umanità per tutta l'antichità greca, ancora prima, no? Mesopotamica, sumerica, no? Per tutta la storia romana, per tutto il Medioevo. Cioè, il problema, ma anche nell'età moderna, ma in realtà ancora oggi non stiamo dando da mangiare all'intera umanità, ancora oggi, eh? Il punto qual è? È che fino, diciamo, all'età moderna le comunità antiche erano molto più piccole, il mondo era molto meno popolato, di fatto c'era meno gente. Il fatto che ci fosse meno gente faceva sì che non c'era un problema di bilanciamento fra quanto l'uomo consuma e quanto la natura è in grado di rigenerare. La gente nel complesso mondo era poca e quindi di roba ce n'era. Non è che stavano finendo terra, aria, acqua, via dicendo. Poi bisogna considerare invece dal punto di vista filosofico, se vogliamo, esistenziale, quasi psicologico, anche antropologico, perfino religioso, che fino all'età moderna l'uomo non si è considerato superiore alla natura. Considerate nell'età antica l'uomo considerava divina la natura, no? C'era il dio sole, c'era la divinità terra, Gaia, no? La divinità dell'acqua, la divinità dell'aria, e l'uomo era una parte all'interno di questo mondo divino, anche un po' spaventoso se volete. Con il cristianesimo anche, l'uomo non si è considerato superiore della natura perché Dio dialogava, parlava tramite la natura era stata fatta per l'uomo, sì, questo sì, ma Dio parlava tramite la natura. Quindi men che mai l'uomo poteva pensare di essere una sua. È proprio quel passaggio con l'età moderna, invece, che l'uomo, dall'umanesimo interpretato in una certa maniera, l'umanesimo che diventa umanismo, l'uomo inizia a considerarsi non solo al centro del creato, ma al vertice del creato, a capo del creato, quindi avendo a disposizione tutto quanto per sé. Uno dei personaggi fondamentali a questo punto di vista, se volete, è Bacon, no? Sir Francis Bacon. Bene. Lui scrive proprio questa cosa qua, non entriamo nel dettaglio. Terzo punto, le capacità tecniche e le conoscenze scientifiche erano molto limitate fino alla prima rivoluzione industriale, di fatto. Nonostante, intendiamoci, non è che il Medioevo fosse quell'epoca buia che magari noi pensiamo assolutamente, per niente, manco lontanamente, cioè nel Medioevo sono state costruite navi che hanno permesso all'uomo di girare l'intero mondo. Nel Medioevo sono state fatte cattedrali enormi e meravigliose, erano in grado di lavorare i metalli facendo degli oggetti raffinatissimi, dei tessuti, le pelli e via dicendo, però la capacità complessiva di stravolgere il mondo era tendenzialmente ridotta. Quando è che effettivamente tutto cambia? Con le rivoluzioni industriali. 1760, così per indicare una data, prima rivoluzione industriale, cosa succede? Cosa fanno le rivoluzioni industriali? Vuol dire usare abbondantemente una marea di risorse energetiche per accelerare dei processi e inserirli all'interno di quella catena che prima era manuale e quindi era molto più lenta e al massimo poteva essere fatta o dall'uomo o sua spinta animale o semmai con i mulini a vento ad acqua che esistevano appunto nel Medioevo, però comunque erano ancora molto così abbozzati, molto semplici, no? La prima rivoluzione industriale è quella del carbone, è quella del carbone, è la macchina a vapore. Bruciare carbone per attivare una macchina a vapore che inizia a girare e intorno a questa roba che gira fa funzionare tutto quanto.
questa macchina è potentissima, è fortissima, e costa di meno del mulino a acqua a vento, che poi magari appunto non tira bene il vento, funziona, ma costa meno degli animali, e intorno a questa macchina puoi far funzionare più cose, e quindi poi una macchina permette di fare il lavoro di tanti uomini, e quindi è conveniente, quindi iniziano a fare tante, e si inizia a bruciare tanto carbone. E bruciare tanto carbone vuol dire iniziare a mettere nell'aria tanta CO2, per esempio, tantissima CO2, accendere una marea di fuochi. Già con la prima rivoluzione industriale noi iniziamo ad avere le città industriali che iniziano ad avere un'aria pesante, un'aria sporca, perché poi bruciare il carbone, insomma, lo vedi facilmente. E il tema di bruciare il carbone non è ancora finito, non è ancora finito. Esistono paesi che ad oggi ancora bruciano carbone per far funzionare i propri, e non vogliono smettere di farlo perché ce l'hanno, ne hanno bisogno. Poi c'è stata la seconda rivoluzione industriale, che è quella dell'energia elettrica e del petrolio, 1870, anche qui per dare una data, che ha avuto due grandi output fortissimi. Da una parte la possibilità di illuminare ovunque. La possibilità di illuminare è qualcosa di sconvolgente all'interno della vita delle persone, perché fino a quegli anni, prima della lampadina, di fatto la vita era solo diurna, non anche notturna. Sì, certo, la vita dell'uomo è sempre stata notturna grazie al fuoco, ma il fuoco non permetteva di illuminare in maniera così diffusa, così immediata, così rapida, così veloce, così sicura come la corrente elettrica. Ok? E dall'altra il tema del petrolio, il motore a scoppio, e quindi la macchina, le automobili. Pensate quanto le automobili possono aver cambiato la vita delle persone. Fino a quel momento ci si muoveva in calesse, in carrozza, a cavallo, a piedi. L'automobile è un attrezzo che all'inizio andava molto più lento di quanto non potesse andare una bicicletta o un cavallo, ovviamente, ma progressivamente sì. Già con la macchina a vapore erano stati fatti i treni, ok? Ma la macchina, l'automobile ha concesso a ognuno di avere il proprio mezzo di trasporto, sempre più veloce. E che si potesse diffondere più tutte. Noi viviamo, per esempio, uno dei motivi di grande inquinamento, di grande impatto sociale, ambientale e anche economico, proprio legato alle automobili nelle grandi città, è una cosa pazzesca. Perché una testa è una macchina, e questo mondo non si può permettere 7 miliardi di automobili accese, Non se lo può permettere. Non può reggere un peso del genere. Poi c'è stata la terza rivoluzione industriale. Dimmi. Ci sono paesi che hanno fatto un regolamento per dire che per limitare il numero delle macchine, sì. Ad esempio in Messico, certo. Hanno detto per uscire domani sabato, ok? Solo le macchine con l'immatricolazione A a B possono uscire. Sì, sì, sì. Che hanno le targhe alterne, le cosiddette targhe alterne, sì, si fanno, cioè questo fatto del limitare le macchine vanno in giro con il meccanismo delle targhe alterne, con le ZTL, le zone a traffico limitato, quindi delle ampie zone in cui non ci sono più macchine. Perché non ci sono più macchine? Per due motivi. Un motivo è ambientale e un motivo è sociale. Il motivo ambientale è il tema dell'inquinamento, l'inquinamento che è dell'aria, ma è anche acustico, le macchine fanno un rumore pazzesco. E poi c'è un tema sociale, cioè far sì che ci sia una zona franca dove le persone possono riappropriarsi di una vita comunitaria, dove puoi passeggiare tranquillamente, perché ovunque ci sono le macchine sono quasi uno tsunami che non si arresta mai, no? E effettivamente la vita cambia. Vero. Poi, terza rivoluzione industriale, 1970, che qui proprio per trovare la data, è la rivoluzione dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica, cioè del telefonino, del computer e di internet. Pensate quanto questa rivoluzione industriale ha cambiato tutto dal punto di vista sociale. Noi oggi non saremmo in grado di vivere nella nostra società senza telefonino, senza computer e senza internet. Tanto che se tu esci fuori casa e ti sei dimenticato il telefonino a casa, torni su e lo vai a prendere. Non puoi uscire senza telefonino. Non puoi. Non ti sai orientare. Addirittura diventa una connessione profonda con lo stato, con la percezione di sé dell'essere umano, tanto che sei in ansia senza telefonino. Oddio, e se mi chiama qualcuno?
Fino a un po' di tempo fa, basta ricordare, non tanti anni fa, quando non avevamo il cellulare, ti chiamavo, ma che ti chiamo? Che te devi chiamare? Se riusci poi torni, cioè, che discorso è se ti chiama qualcuno? Metti che serve a qualcuno, chiama la polizia, chiama i carabinieri, chiama il 110, l'ambulanza, che devi chiamare a me se serve? No, e se ho bisogno di qualcosa? E se ho bisogno di qualcosa cosa facevi prima? Chiedevi alle persone, no? Chiedevi. Dici, ma come faccio ad andare da una parte all'altra senza il navigatore? E una volta c'erano le mappe stampate, cioè tutto città, guardavi sulla mappa stampata oppure chiedevi alla gente, scusi devo andare, non è che ti... E le persone ti aiutavano. Adesso hai quasi imbarazzo a chiedere a qualcuno perché è tutto qua. Capite quanto è profondo il cambiamento? Perché il tema dell'ambiente, dell'ecologia deve essere un tema integrale, deve considerare la complessità dei fenomeni, non è solo ambientale. Ambientale è enorme, importantissimo, per carità. Il pianeta è la nostra casa comune e quindi giustamente dobbiamo tenerne cura e averne attenzione. Ma non basta considerare quell'aspetto lì, ok? Ad ogni modo, le tre rivoluzioni industriali cosa hanno fatto? In tutti i casi. Uno, consumo di grandi quantità di risorse energetiche, in tutti i casi. Quindi scavare nella terra per trovare queste grandi risorse energetiche, che sia il carbone, che sia il petrolio, che sia il coltan che serve per far funzionare questi attrezzi qua, per produrre un'enorme quantità di cose. Comunque sono cose, fare robe, oggetti, no? Che poi, una volta usate, prima o poi finiranno tutte nella discarica. Prima o poi tutto quello che abbiamo costruito viene buttato. Una volta le cose venivano fatte per durare il più possibile, perché io lo producevo andando sul mercato dicendoti è vero, questa cosa costa tanto, ma durerà tanto e di alta qualità. Poi il fatto è che questa cosa si è scoperto nel passaggio, diciamo, dal capitalismo al consumismo, che se io invece ne vendo di più, guadagno di più. Quindi non mi conviene farle che durano troppo. Devo farlo che durano un po', poi tu lo butti e torni a comprare un altro da me. Questa cosa si chiama obsolescenza, obsolescenza che viene pianificata, cioè io costruisco questo attrezzo con l'idea che debba durare un po', ma non troppo, si deve rompere, dopo un po' non deve più funzionare, oppure faccio delle modifiche ai software, per esempio, che questo non dialoga più con l'altro e quindi ne devo fare un altro, no? Sulla tecnologia è molto evidente. Se non c'è dove non arriva l'obsolescenza pianificata, arriva l'obsolescenza percepita, cioè faccio pubblicità in continuazione e cambio tramite il sistema, il palinsesto pubblicitario, cambio la moda. E quindi una volta va il pantalone con la zampa larga, poi va il pantalone con la zampa stretta, poi va quello con la vita bassa, poi va quello con la vita alta, sono sempre pantaloni, no? Comunque la stessa cosa, però io spingo forte tramite magari personaggi del palinsesto cinematografico, televisivo, in voga, no? Che sono molto apprezzati, che mi aiutano, li pago, dicono oh, mettete tutti quanti quest'anno la camicetta verde perché quella viola non va più, e io per stare alla moda inconsciamente compro anche no, quella verde perché non voglio essere fuori dal giro, no? Non mi piace, chi è che vuole sentirsi? Sto all'interno. E anche quelli che si credono più intelligenti, che fanno tutti quanti seguiamo la moda, è anche un po' normale, intendiamoci, è una tendenza dell'essere umano, anche qui evolutiva, a vivere nella comunità e non fuori dalla comunità. D'altronde, chi è che va in giro come andavano in giro vestiti romani? Gli antichi romani andavano in giro in gonna, usavano la gonna, non si chiamava gonna, ma usavano la gonna. E noi usiamo tutti il pantalone. All'epoca, se uno avesse usato il pantalone, avrebbero guardato e detto: ma come vai in giro? Un vero uomo sta in gonna. E adesso chiaramente no. Quindi vedete, no? Che c'è questa obsolescenza pianificata e percepita, d'accordo? Quando vai nella fase di discarica, tutto quello che tu hai fatto si riversa nell'aria, nell'acqua, sul suolo, e noi riversiamo una smisurata quantità di scarti industriali dalla fase estrattiva alla fase produttiva, alla fase di distribuzione fino alla fase di discarica, appunto. E tutto questo danneggia enormemente l'ambiente, la qualità della nostra vita e quindi anche la salute. Tutte le rivoluzioni industriali hanno contribuito a fare questa cosa con un grande impatto, una cosa che ha avuto un effetto enorme, fino a cosa? Fino a dire che è diventato insostenibile.
è diventato insostenibile. Diventato insostenibile per chi? E qui è una cosa un po' particolare. Per chi è diventato insostenibile? Per l'ambiente? Sì, però no. Cioè, il problema ecologico non è tanto un problema ambientale. Lo è, ovviamente. Ma il punto è che scompariranno specie. Stiamo facendo scomparire le specie. Vabbè, anche i dinosauri sono scomparsi. Il mondo sarà più inquinato, aumenterà la temperatura globale del mondo, si scioglieranno i ghiacciai. E questo cosa comporterà? Che si erodiranno gli spazi, le spiagge, aumenterà l'acqua, si scioglieranno gli ghiacciai, aumenterà ulteriormente tutta la quantità di gas che sono congelati dentro i ghiacciai, si riverseranno, schermeranno ancora di più la terra, aumenterà ulteriormente l'effetto serra, l'aria sarà meno buona effettivamente, aumenterà ancora di più la temperatura. E questo porterà a cosa? A più stravolgimenti climatici, aumenteranno monsoni, tifoni, uragani, il caldo sarà più caldo e il freddo sarà più freddo, d'accordo. Ma al mondo, in quanto tale, gliene importa qualcosa di questo? Il mondo non è un essere senziente, non è un'entità. Non è che il mondo si rende conto di vivere o di esistere. Siamo noi che ci rendiamo conto. È un nostro problema. È la nostra vita che peggiora. Allora sì, c'è una componente effettivamente morale, quasi etica, rispetto alla la cura del creato in quanto tale. Sì, certo che c'è. Non c'è niente di bello e giusto e vero nel distruggere la natura, sfruttare gli animali, massacrarli, eccetera, eccetera. No, assolutamente. Ma il problema fondamentale è proprio per l'essere umano. Non abbiamo un pianeta B. Non è che ce ne possiamo andare, eh? Adesso abbiamo mandato, bellissimi, ci sono, avete visto le riprese di Marte, no? Sono eccezionali. Non so voi, ma fa schifo. Cioè, fa schifo Marte. Ma è un posto che non c'è niente. È un deserto, dicevo, non c'è niente. Non... Spero questi soldi che arriveranno qui. Non ho capito. Questi soldi che spero per... Sì, questo è un altro tema, come no? Sì, assolutamente, certo, hai ragione, sono d'accordissimo con te. Però questo per dire, vediamo Marte, abbiamo visto Marte, abbiamo visto la Luna. Bello schifo, cioè non c'è niente. Il pianeta più bello che abbiamo è proprio il nostro. Vedi Marte, è un deserto di niente e niente, fatto pieno di niente, con dentro niente di particolarmente denso. Troveremo cosa? Minerali, vabbè, no, siamo alla ricerca della vita extraterrestre. Sì, vabbè, troveremo qualche cellulina, qualche batterio del cazzo che sta là così. Dopo che abbiamo trovato il batterio, abbiamo la Terra che è piena. Siamo già pieni di vita, stiamo andando alla ricerca di cosettine minuscole, qualche cosa. Abbiamo già, è questo posto che è quello. E il problema quindi chi è? È nostro, ok? Ora, intendiamoci, tutte queste rivoluzioni industriali hanno avuto un impatto sociale eccezionale, perché hanno permesso di dar da mangiare a moltissime persone in più. Di fatto, il mondo industrializzato, il problema della fame l'ha totalmente risolto. Ah, se vogliamo, risolto anche il problema della salute, tranne rari casi, ecco, appunto, arriva un virus nuovo, però arriva un virus nuovo, è anche vero che nell'arco di un anno la conoscenza tecnico-scientifica è tale da poter arrivare anche a un vaccino nell'arco di un anno. Di un anno. La peste ha girato per un secolo in Europa, per 100 anni l'ha devastata, andando da una parte all'altra. Quindi in un anno, bene o male, sì, adesso sta ricrescendo, ma insomma sembrerebbe una cosa comunque ancora una situazione pandemica da controllare, ma sta già declinando verso l'endemica, cioè qualcosa di normale, inizia a far parte della vita comune, non devastante quanto poteva essere, no? Quanto sarebbe potuta essere senza. Le rivoluzioni industriali ci hanno permesso di viaggiare in giro per il mondo low cost. Quasi tutti possono permettersi di andare in giro per il mondo. Io viaggio in Asia, l'ho fatto in Thailandia, i miei genitori sono stati a Venezia, cioè, capite? Con i costi in confronto che
È chiaro, no? Non avremmo avuto il computer, non avremmo avuto internet, non avremmo potuto conoscere e vedere tutto quello che succede dall'altra parte del mondo, per esempio. Lo vediamo, lo conosciamo, possiamo dialogare, possiamo inventare, condividere, cose nuove, è fantastico. Punto, vaccini, antibiotici, via dicendo. E adesso stiamo vivendo la quarta rivoluzione industriale, tra l'altro. La quarta rivoluzione industriale è quella della digitale, no? Della robotica, dell'intelligenza artificiale. E cosa farà questa rivoluzione industriale? Come le altre, avrà un impatto sociale fortissimo, perché ogni rivoluzione industriale è un terremoto dal punto di vista sociale. Perché ci sarà chi diventerà ricchissimo grazie a questa rivoluzione e chi cascherà in povertà. Ogni volta è successa questa cosa e succederà anche con l'epoca della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. Cioè chi diventerà su questo super, no? Il Jeff Bezos della situazione, quello di Amazon, no? È un postino. Postino, cioè, se ci pensi, è un postino. Una volta c'era il postino Amazon, è una delle, delle company, una delle multinazionali più grandi al mondo, una delle più ricche, una delle più potenti al mondo. Postino. Perché? Perché ha colto, no, l'onda, sta cavalcando l'onda di questa quarta rivoluzione industriale. Qualcuno perderà il lavoro, qualcuno sarà proprio fuori. Succede regolarmente. È successo quando hanno iniziato a fare i telai automatici. E quelli che facevano a mano venivano sostituiti dal telaio automatico. È successo con la robotica industriale. Prima c'avevi l'operaio a mano col martello, adesso la fa la robotica industriale. Succederà perfino con l'intelligenza artificiale che inizierà a sostituire delle cose che fa l'essere umano dal punto di vista quasi creativo. Motivo per il quale quelli che stanno molto avanti dicono: guardate, che sarà sempre più importante per l'essere umano lo studio di cose tipo la filosofia, la letteratura, l'arte, cioè il pensiero complesso, perché tutto quello che invece è pensiero non complesso verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. E io avrò un'intelligenza artificiale che mi farà il lavoro di quattro scrivacchini. Prima c'avevo bisogno di qualcuno che scriveva, adesso detto e scrive automaticamente. Prima avevo un ufficio di segreteria e poi mi farò la segreteria digitale, sarà gestito tutto in automatico da un algoritmo e funzionerà pure bene. Quindi capite, no? Le rivoluzioni sono dei terremoti, sono dei terremoti. D'altra parte la quarta rivoluzione industriale è una rivoluzione che ha delle grandissime potenzialità positive dal punto di vista della sostenibilità, perché potrebbe ridurre un sacco di sprechi. Esempi? Esempi banali. Se prima per la meccanica industriale io avevo bisogno di stampare, di costruire una serie di oggetti, no, di plastica, poi avevo uno scarto costante di questa nella fase di costruzione, con la stampante 3D io faccio esattamente il prodotto che mi serve, non ho più tutto lo scarto intorno, faccio solo quel prodotto là che mi serve, per esempio. Grazie alla digitalizzazione internet, io non ho più bisogno di mettere tutte le persone sempre in un ufficio a lavorare. Le metto in connessione da remoto. Dice, questo che cambia? E come che cambia? Che non le devi mettere in macchina per andare tutte le mattine in ufficio. Vuoi mettere? Non è un impatto da poco, è significativo. Posso fare una compagnia che ha delle persone assunte in giro per il mondo e non le devo necessariamente trasferire in un posto. Non devo prendere l'aereo per fare un appuntamento con New York, mi basta accendere il cellulare. Volete, cioè, considerate l'impatto sociale, economico, scusate, sì, giusto, sociale, economico, voglio dire ambientale, mi veniva la parola che cercavo però. Capite? Quindi ha un grande livello. Ad ogni modo, cosa succede? Che sul lato ambientale in realtà abbiamo già raggiunto il punto di non ritorno. Cioè il danno ambientale è tanto che abbiamo superato la capacità di rigenerazione del pianeta, l'abbiamo già superata. Questa vuol dire che siamo di fronte alla catastrofe? No, non siamo di fronte alla catastrofe, non è questo. Okay. Il punto è che tutti questi che vengono chiamati servizi ecosistemici, quello che ci dà l'ecosistema, un'aria che si può respirare, un'acqua che si può bere, un terreno che si può coltivare che fa crescere dei frutti buoni, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono servizi ecosistemici e l'ecosistema, il mondo ce li dà gratis, dovremo pagare per averli. Così come bisogna fare nelle aree del mondo dove l'ecosistema è più rigido,
vedi quanto è difficile avere acqua nel deserto. Quanto è costoso? Tanto. Richiede fatica, impegno, tante risorse umane, tante risorse, moltissime risorse umane, tanto impegno di persone, tante risorse economiche. In zone dove l'acqua ce n'è tanta, eccolo là, che è gratis. Allora, questa cosa ha questa conseguenza, ha dei costi sempre crescenti. Problema ulteriore, chi pagherà di più questi costi? E qui è l'ingiustizia sull'ingiustizia, i meno colpevoli. Lo pagheranno di più coloro che vivono nelle zone meno industrializzate. Sarà principalmente l'Africa a pagare maggiormente la crisi climatica, molto più per esempio di quanto non la pagherà l'Europa. L'Europa anche la pagherà, ma l'Africa la pagherà di più. È l'ingiustizia sull'ingiustizia, è una cosa veramente incredibile, però anche qui speriamo che questa cosa faccia sorgere una consapevolezza per la quale finalmente l'umanità si renda conto di essere una umanità, che la fraternità universale è un dato reale e quindi possa innescare un meccanismo di solidarietà sentita, definitiva, che ancora mi pare che non ci sia, perché per esempio guardiamo il tema vaccini, è chiaro, ufficiale, scientificamente dimostrato, più volte detto che questo tema del Covid va risolto a livello globale, cioè tutta l'umanità dovrebbe essere vaccinata in poco tempo, tutta l'umanità nel momento per fare uno schermo e bloccare il vaccino, non lo stiamo facendo, continueranno a venire varianti su varianti perché c'è un atteggiamento purtroppo ancora molto egoista da parte dei paesi più ricchi che continuano così a non riuscire a vedere a lungo termine, si limitano a guardare soltanto a breve termine, questa cosa poi anche economicamente non è veramente vincente. Ci vogliamo fare. Ad ogni modo, qual è la conseguenza umana di questo? Che le nuove generazioni, in termini proprio di risorse naturali, avranno di meno delle precedenti. Perché sostenibilità vuol dire questo, garantire alle nuove generazioni le stesse possibilità, le stesse risorse che hanno goduto le precedenti. Ma se le precedenti fanno come le locuste, se finiscono tutto, alle nuove ci sarà di meno e quindi dovranno faticare di più. Ed è già così. Questa è la più grande sfida dell'umanità dopo la sfida della sopravvivenza dell'Homo sapiens, quando fece la sua uscita dall'Africa. È la più grande sfida dell'umanità. Ora, qual è l'approccio tipico di fronte a questa situazione? Siccome viviamo in un mondo schizofrenico che tende a bipolarizzare l'attenzione, quindi no, creare sempre così degli schieramenti netti in maniera da semplificare la realtà e dirigere le persone, un po' come si fa con Vax e Novax, per dire, no? Creando categorie così in maniera abbastanza arbitraria, tendenzialmente ci sta questa attenzione bipolarizzata in questa maniera. Da una parte ci sta l'approccio catastrofista, se volete quasi cosiddetto nazi green, che è un approccio molto pericoloso. È un approccio che ti dice che l'essere umano è il male del mondo, no? Siccome siamo noi che stiamo facendo tutto questo, viviamo nell'antropocene, nell'epoca in cui proprio l'ecosistema a livello mondiale è modificato dall'essere umano, l'antropocene, il male del mondo è l'essere umano. L'essere umano è come un virus. E se noi vogliamo veramente salvare questo mondo, dobbiamo estirpare l'essere umano. Ecco perché dico nazi green, no? Perché coglie il tema della sostenibilità esclusivamente dal punto di vista ambientale, non la guarda nella sua complessità. E sarebbe quasi meglio da questo punto di vista che l'umanità non fosse mai nata. Autolesionista, fino all'autolesionismo? Sì, fino all'autolesionismo, come no? Si trova. È quella cosa che tu puoi vedere qualche volta, che ne so, quando vedi il vegano di turno che picchia l'onnivoro, cioè quello che mangia tutto, no? L'animale non si può picchiare, ma la persona sì, no? Esattamente com'è che funziona questa cosa?
no? Il feto di panda è tutelato, non sia mai che il feto di Homo sapiens, no, non è tutelato. Capite la discrepanza logica di tutto questo, no? Poi diventa un discorso molto più complesso, ovviamente, però è per capire. D'altra parte, all'opposto, all'opposto del catastrofista Nazi Green, hai il negazionista, se vuoi anche transumanista, cioè quello che ti dice che guarda, no, è proprio nell'essenza umana che tutto quanto deve essere trasformato, modificato, la natura deve cambiare e l'essere umano, che è il vertice della natura, è colui che deve innestarsi in questo processo evolutivo e spingere avanti, spingere avanti. Ora, l'essere umano sicuramente può, come dire, affrontare il tema ambientale, in qualche maniera evitare, no, la devastazione ambientale, però in che maniera dovrà farlo? Facendo uno step evolutivo successivo, superando la propria umanità, perché l'Homo sapiens in quanto tale non basta. Deve diventare Homo sapiens plus, Homo plus, deve ibridarsi con la tecnologia, come una sorta di cyborg, no? E unito con questa tecnologia superare i propri limiti, superare se stesso, in questa maniera risolvere il problema dell'impatto con l'ambiente, perché di fatto supera la propria necessità nell'ambiente. E questo è tutto quello che è connesso con cose tipo la modificazione genetica, gli organismi geneticamente modificati, via dicendo, che hanno a che fare con la natura non umana, ma anche con la natura umana. Questo è un pochettino, no? La bipolarizzazione. Fino a quando non riusciremo a colonizzare anche altri pianeti. Quindi io cosa faccio, no? Inquino tantissimo il mondo per spedire un razzo sulla Luna con la speranza di riuscire a colonizzare la Luna, quando mi conveniva usare in realtà quei soldi qua in terra, che ci guadagnavo io e ci guadagnavano tutti, però no, c'ho questa idea che il punto è il superamento di, no? Arrivare a superare i propri limiti. Superando ogni limite affronteremo questa grande sfida. Qual è la vera strada, al di là di queste due posizioni evidentemente troppo radicali? La vera strada non è nel mezzo, è proprio un'altra via, no? Perché di fatto qual è il punto? Da un lato, sarò velocissimo, da un lato la sostenibilità viene vissuta come un freno rispetto allo sviluppo umano, cioè bisogna frenare lo sviluppo umano. Da un lato la sostenibilità viene considerata come una sorta di dazio da pagare invece per continuare a fare come prima. Voglio continuare a fare come prima, voglio continuare a superare ogni limite, va bene, pagherò un pochettino questo biglietto caro che la natura mi pone. In entrambi i casi, in funzione del futuro, un altro. Il futuro invece è quello di integrare la sostenibilità nel nostro modello di sviluppo. La sostenibilità ha tre gambe: alla gamba ambientale, alla gamba sociale e alla gamba dello sviluppo, dell'interesse economico, no? Di una crescita equilibrata e duratura, no? Ed è un cambio di paradigma questo. È il passare da una logica lineare della vita e dei sistemi anche, per quali vado dall'estrazione alla produzione, al trasporto, alla vendita, al consumo, all'abbandono, alla discarica, a una logica circolare. Il mondo è un sistema chiuso, dobbiamo reagire in maniera integrata e integrale a questa limitatezza del mondo, riconoscendo innanzitutto cosa? Che i primi a essere limitati siamo noi, e il limite non è un male, il limite è un bene, perché il limite è il momento in cui io incontro l'altro. La chiudiamo così. Siamo pronti ad accettare questo limite? Mi sembra di no. No, non ancora, direi. Però ci sono delle forti spinte sociali che si incamminano in questa maniera. Il rischio però è un gioco a tre, capito? Il rischio delle altre due, perché i giovani in piazza che manifestano e quant'altro, in Greta Thunberg, sono i catastrofisti. Sono i catastrofisti. Dall'altra parte tu appunto hai quelli che sparano razzi nello spazio, che ibridano l'uomo con la macchina e che, no?
è una partita a tre molto interessante. Vedremo come andrà. E la fede cristiana su questo gioca tantissimo, perché la fede cristiana è fortemente a rischio sia da una parte, perché l'atteggiamento nazi-green ovviamente ti dice l'essere umano è un male. Dire che l'essere umano è un male, capite bene che è anticristiano completamente. Dall'altra parte, far superare ogni limite all'uomo, chi è che lo suggeriva? Sarete come Dio, il serpente di Genesi. Quindi le due opzioni sono opzioni fortemente anticristiane. La battaglia antropologica che noi adesso abbiamo avanti è una battaglia delicatissima ed è da studiare con molta attenzione. Bene.